Dopo Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Calabria e Puglia, inauguriamo la nostra sede in Abruzzo. Siamo molto felici di questo per coinvolgere le forze vive che sono presenti su tutto il territorio nazionale, nonostante questi ultimi anni di sofferenza che ha passato la società italiana. Il nostro scopo è quello di dare voce a queste forze nel solco di pensiero tracciato da Guido Carli, quindi questa figura che è stato fecondo punto di sintesi tra pensiero liberale e cristiano-democratico, con uno sguardo al futuro. Quindi l'idea è quella di trattare i problemi dell'oggi, cercare di dare soluzioni a quelle che sono i problemi dell'oggi per la regione e per l'Italia. Per lei è sempre un giorno un po' particolare quando succedono questi eventi. Sì, certamente per me è una grande emozione essere qui, però ecco, credo che la risposta sia positiva, sia molto, molto buona. Davvero soddisfatti e orgogliosi di poter ospitare questo evento che rappresenta l'evento inaugurale di un nuovo percorso per questa associazione, per il processo di regionalizzazione che ormai è intrapreso da tempo. Perché, come ho avuto modo più volte di rappresentare, questa è un'esperienza che deve essere vicina ai prossimi territori. L'Italia non è la Francia, è l'Italia dei comuni, l'Italia di tante situazioni, di tanti localismi nel senso positivo del termine, quindi la regionalizzazione presuppone proprio la discesa in campo di un nuovo modo di concepire e di ragionare attorno alle problematiche di carattere macroeconomico, di politica, di finanza, che sono ovviamente molto importanti soprattutto nei territori. È un modo anche più, se vogliamo, strutturato di ragionare attorno a dei fenomeni che sono oggetto di osservazione e che con questo think tank, con questa possibilità, sarà ancora più facile, voglio dire, osservare, studiare e magari proporre delle soluzioni.